Ciao a tutti, sono Genuine aka Gen43ver e vi do il benvenuto a questa nuova serie Belle Rotto de Glory. Piccola parentesi per quanto riguarda la mia prima serie Pinoy Rotto de World Cup. Allora, quella serie l'ho per un attimo accantonata perché in questi giorni sono stato impegnato con il lavoro e non ho avuto il tempo per fare degli editing video. Poi, principalmente, con il fatto che noi utenti dobbiamo spacchettare, cioè sborsare dei soldi alla EA per trovare dei giocatori decenti, per non dire ottimi, questo non mi fa piacere. Non c'è il mercato trasferimenti, se escono dei doppioni si scartano e niente crediti indietro. Ripeto, ci sono dei pro e dei contro a Foot World Cup, dunque per adesso preferisco decisamente Foot normale. E con questo chiudo la parentesi sulla mia serie Pinoy Road to the World Cup. Poi quando avrò tempo e voglia ricontinuerò. Allora, adesso passiamo a quello che sarà il nostro eroe in questa nuova serie. Steve Leo Bellek Abeka. Camerunense, classe 1993. Ex giocatore dell'Udinese e nuovo acquisto della Fiorentina. Attorno a lui cercheremo di costruire la miglior rosa di bronzo della Serie A. Ho scelto il classico 4-4-2. Partiamo come al solito con una squadra veramente scarsa in termini di valutazioni e di intesa. Adesso andiamo a selezionare il nostro eroe. Eccolo qua, Steve Leo Bellek. Con 71 di velocità, 58 di tiro, 47 passaggio, 57 dribbling, 42 difesa, 68 testa, 3 stelle piede debole e 2 stelle mosse abilità, dette anche skills. Allora, 58 valutazioni, 49 di intesa. Ragazzi, vi volevo mostrare le regole di questo Bellek Rotto Glory. Ad ogni vittoria con almeno un gol di Bellek ci sarà un upgrade. In caso di pareggio o sconfitta, nessun upgrade. Ecco il nostro primo avversario con un 4-3-3, 59 di valutazione e 61 di intesa. Andiamo! Primo tocco di palla del nostro avversario che inizia a skillare. Beh. Oh, per Bellek. Oh, per Abubakari. Abuba, sueti cross! Gol! Primo gol del nostro supereroe Steve Leo Bellek. Ci parte in vantaggio 1-0. Oh, è ancora lo skill. Oh. Bellek. Grossa. Opla. Oh, 2-0, ragazzi, andiamo così. Sì. Calcio di punizione. Vola! Ui. Un babbo. Vede Hoffman. Vai Hoffman. Oh. Sueti cross ed è... Andiamo. Vai Hoffman. Ancora sueti cross del... No, la seconda volta. Che cazzo. Calcio d'angolo. Vai, spazzate. No. E te pareva. Oh, sbaglia. Vai Hoffman. Oh, fallo. Oh, Steve. Steve, vede l'inserimento, Steve, bravo, vai! E 3-1, ragazzi, 3-1. Andiamo. E finisce qua, ragazzi, il primo tempo. E ora, ragazzi, passiamo a vedere le statistiche di Bellek. Controllo palla 59, dribbling 57, finalizzazione 65.
Precisione testa 61, potenza tiro 71, tiro al volo 67, 19 anni, 1,88 m, accelerazione 74, agilità 70, elevazione 70, velocità scatto 71, forza 82. Ricordiamo che è un giocatore di bronzo. Inizia il secondo tempo. Oh, Belek, Belek, bello Hoffman, bello Sveti Gross un'altra volta! Oh, no, no! Ma è impossibile, è impossibile! Hoffman, Hoffman, per be... Fuori gioco dove? Fuori gioco dove? 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 Ah! Che è successo? Ah! Il nostro avversario se ne va! Bene ragazzi, siccome il nostro avversario ha quittato prima e noi stavamo vincendo per 3-1 con il primo gol di Bellek, ci sarà il primo upgrade della nostra squadra. Io ho scelto un terzino sinistro, Ibrahima Mbaye, classe 1994, nazionalità Senegal, del Livorno fino alla scorsa stagione. Andiamo a vedere le sue statistiche veloci: 77 velocità, 48 tiro, 57 passaggio, 62 dribbling, 61 difesa, 64 testa. Spero tanto che vi sia piaciuto questo primo episodio di questa nuova serie. Lasciate un mi piace e scrivete nei commenti se ne avete la voglia. Con questo vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie.